L'ultima tappa della nostra giornata nel Parco del Po Vercellese Alessandrino ci porta a Verrua Savoia, l'unico nostro comune in provincia di Torino. Si tratta di un luogo eccezionale per la sua valenza storica, geologica e naturalistica, un baluardo affacciato sulla pianura vercellese. A dominare la pianura sul Po è l'antica fortezza che racchiude 1000 anni di storia, un tempo forse sottovalutata e oggi ambita meta per appassionati e turisti. La parte principale della fortezza è costituita dal dongione, l'unica struttura originaria ancora oggi visibile. Al tempo dell'assedio francese del 1704, la fortezza era difesa da un muro di cinta e da 4 bastioni. Ai suoi piedi si estendeva il borgo di Verrua con il quartiere degli ufficiali. Al centro della piazza forte si erigevano i magazzini a prova di bomba. Ciò che rimane del grandioso complesso della fortezza è stato concesso in comodato d'uso a una fondazione che ne promuove la conservazione e la fruizione, aprendolo per manifestazioni e ricorrenze. Sulla rocca, tra le antiche mura, ha trovato rifugio la più grande colonia piemontese di pipistrelli appartenenti alla specie Vespertillo minore. Monitoraggi realizzati con videocamera all'infrarosso hanno permesso di censire circa 1700 individui. Quello che qui si sta facendo è un interessante esperimento di conservazione e protezione di una specie animale protetta. A pochi passi dal castello, in una cava ormai dismessa che occupa parte del territorio su cui sorgevano le antiche fortificazioni, è stato segnalato un geosito. Si tratta di un'area tutelata che conserva testimonianze uniche del passato geologico di questo territorio. I fossili che qui si trovano sono i testimoni del mare che un tempo ricopriva la pianura padana, un segmento della storia geologica del nostro pianeta che tutti ora possono conoscere.